L'ente Parco Valle dei Templi ha avviato i lavori di restauro dell'ex area del Pozzo di Ristoro, che sarà trasformato in un nuovo polo culturale dedicato al santuario e al tempio di Zeus, al fine di incrementare la vasta offerta culturale fruibile sia ai turisti che agli agrigentini. In occasione dei tanti visitatori che arriveranno nel 2025 per Agrigento, capitale della cultura, la struttura finalmente, dopo un lungo contenzioso sulla proprietà dello stabile, è passata in possesso all'ente parco. Attualmente lo stabile è coperto da una recinzione necessaria per iniziare i lavori di restauro e per la sicurezza. Nella zona sita al centro della valle sorgerà anche un'area di sosta per le auto e l'intera ristrutturazione della zona, diventando così un insieme con il parco dentro il suo contesto. Sarà anche eliminato il muretto che conduce all'area archeologica dei tempi di Zeus e del Telamone, in modo da creare un'anticipazione che sarà la visita del Telamone stesso. Dopo la sua elevazione avvenuta qualche mese fa, alla presenza del Presidente della Regione Schifani e delle varie autorità, l'ente parco per l'occasione ha realizzato una convenzione con il Dipartimento Cultura dell'Università di Palermo, che sta portando avanti alcuni lavori di scavo nei pressi del santuario. Il costo dell'opera ammonta a circa 200.000 euro e sarà effettuato dall'impresa Cosefa Costruzioni di Agrigento. L'opera dovrà essere consegnata entro 180 giorni, entro il 3 marzo 25. Il RUP è l'ingegnere Angelo Airò, la direzione lavori affidata all'ingegnere Salvatore Pace, che ha curato anche i lavori di progettazione insieme al geometra Attilio Mallini.